dice sempre faccia pino pino, ma chi li sa mirare è troppo buono, e il nuovino sincero e genuino, che fa pensare alla felicità. Ma è bello sto viruzzo, è troppo rasolato, venite luce zito ed è forte saporito. Ma è bello sto viruzzo, è troppo rasolato, venite luce zito ed è forte saporito. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla nuova rubrica Si bevi con mea, ti cialichi via. Oggi siamo qua per affrontare un problema che molte persone devono affrontare quando aprono il vinuzzo. Allora, per cominciare, per degustare il vinuzzo rasolato rosso, specialmente se è frizzante come questo che vi sto per proporre, bisogna stare molto attenti all'apertura. Quindi la bottiglia è dotata di gabbietta e tappo, ovviamente. La cosa importante è non far esplodere il tappo, perché potrebbe anche succedere. Quindi, punto 1, apriamo la nostra gabbietta, bella tranquilla. Punto secondo, non lasciamo mai nessuna pressione sulla bottiglia, perché potrebbe esplodere il tappo e viene fuori davvero un disastro. Quindi, detto questo, procediamo all'apertura, che come al solito è sempre un poco problematica, però io uso un sistema un poco ortodosso, però funziona sempre. La maglietta do zio. Oh, attenzione, guardate cosa accade all'apertura. Ecco, eccolo qua. Lo versiamo. Che profumo, ragazzi. Guardate, uno spettacolo. Guardate, questo è uno spettacolo. Attenzione, guardate che roba. Il nostro calice. Procediamo alla versatura. Ok, insomma, ammazzo. Purito e genuino. Eccolo. Eccolo qua, lo spettacolo. E adesso alla vostra salute, se permettete, assaggio un sorso e buona giornata. Alla faccia, zio. Alla prossima. Come bello sto vinuzzo, ed è troppo rasolato, venite luce zito ed è forte saporito. Come bello sto vinuzzo, ed è troppo rasolato, venite luce zito ed è forte saporito. Come bello sto vinuzzo, ed è troppo rasolato, venite luce zito.